Infatti, secondo il quinto comma in particolare dell'articolo 2381, gli amministratori delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione con periodicità di almeno 180 giorni, a meno che nello statuto non sia previsto un termine inferiore, circa il generale andamento della gestione e delle operazioni di maggior rilievo. Conseguentemente, ogni profilo di responsabilità degli amministratori deleganti dovrà essere valutato con riguardo alla misura e alla natura delle informazioni ricevute ed acquisite da parte degli amministratori delegati e non alla stregua del generico criterio del dovere di vigilanza. Quindi, il Consiglio di amministrazione e gli amministratori deleganti che abbiano partecipato al Consiglio non vanno più esenti da responsabilità ove abbiano proceduto a una generica vigilanza, ma se informati e non hanno impedito l'atto di gestione, vanno specificamente incontro a responsabilità. La riforma, oltre ad avere ampliato il novero degli obblighi imposti agli amministratori e dei compiti ed aver modificato il criterio alla cui stregua si valuta questo tipo di ottemperanza agli obblighi, ha modificato, integrandoli, altri obblighi di fonte legale previsti dalla normativa anteriforma, obblighi la cui inosservanza provoca specifica responsabilità degli amministratori. Si tratta di svariate forme di integrazione di questi obblighi e che quindi non possono essere esaminate nel loro complesso. Mi limiterò pertanto a esaminare un aspetto di particolare interesse e di particolare frequenza inerente a quel particolare tipo di obbligo consistente nell'obbligo degli amministratori di perseguire l'interesse della società nell'esercizio dell'attività gestoria. Ed infatti la riforma ha inteso dettare una disciplina organica e particolarmente rigorosa dei doveri di fedeltà che l'amministratore, quale gestore di un patrimonio altrui, cioè della società, ha nei confronti della società. È stato infatti espunto dalla nuova formulazione dell'articolo 2391, il cui titolo era conflitto di interessi, il riferimento al conflitto di interessi. Termine che è stato sostituito, è sufficiente leggere la rubrica dell'articolo 2391, con la diversa previsione interessi degli amministratori. Per quale motivo? Ciò per evidenziare che l'obbligo di informare, gravante sugli amministratori, il Consiglio di amministratore e il Collegio sindacale, non concerne più soltanto le ipotesi di interessi dell'amministratore in conflitto con quelli della società, ma anche le ipotesi, attenzione, di interessi dell'amministratore coincidenti o compatibili con quelli della società. Quindi, per così dire, l'amministratore, il consiglio di amministratore o l'amministratore delegato è responsabile non soltanto se persegue un interesse contrastante con quello della società ed abbia provocato un danno, ma anche se è portatore di un interesse personale coincidente o addirittura compatibile con l'interesse della società. In questi casi l'amministratore, che è chiamato a rispondere ai danni arrecati alla società, la riforma ha precisato che il danno risarcibile non è limitato alle sole perdite, come si pensava fosse in precedenza, ma è ristorabile il danno nella sua interezza, considerando sia le perdite subite sia le possibili e mancate occasioni di guadagno. Un altro aspetto poi è stato, sempre sotto questo profilo, introdotto dalla riforma. Nell'ultimo comma dell'articolo 2391, e cioè l'articolo che si occupa di interessi dell'amministratore contrastanti, compatibili o coincidenti con quelli della società, si prevede che, leggo testualmente, l'amministratore risponde dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio, cioè dell'amministratore, o di terzi, di soggetti venuti in contatto con l'amministratore, di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
In questa prospettiva, dunque, il legislatore ha irrobustito l'obbligo di lealtà dell'amministratore nei confronti della società, amplificando le responsabilità nel caso in cui l'amministratore si sia appropriato o abbia permesso a terzi di appropriarsi di opportunità commerciali che la società avrebbe legittimamente potuto sfruttare a proprio vantaggio. La norma, pertanto, consente di ritenere l'amministratore o il consiglio di amministratore di amministrazione responsabile dei danni derivanti dalla perdita di chance commerciali. Si tratta questa di una nozione di derivazione anglosassone, e cioè della corporate opportunities. Nel campo di applicazione di questa disposizione rientrano inoltre anche le ipotesi di danni subiti da società non quotate e derivanti da insider trading, e ciò sulla base dell'esplicito riferimento nell'articolo 2391 alla utilizzazione di dati a vantaggio proprio. La società, in questo caso, nel relativo giudizio, oltre alla prova del danno, dovrà fornire l'ulteriore prova, e non certo agevole, che i dati, le notizie e le opportunità d'affari sfruttate dall'amministratore siano stati appresi nell'esercizio delle sue funzioni. La riforma ha portato delle specifiche modifiche anche all'azione di responsabilità. È rimasto sostanzialmente immutato l'articolo 2393 sull'azione sociale di responsabilità, ma è stato introdotto un articolo bis, appunto il 2393 bis, che attribuisce anche alla minoranza la possibilità di esercitare l'azione di responsabilità. E questo, come è facile da intuire, moltiplica in maniera esponenziale il rischio di responsabilità degli amministratori, non più coperti dalla maggioranza, ma scoperti alla decisione delle minoranze. L'articolo 2393 continua comunque a prevedere, al primo comma, che l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. Ma, come vi ho detto, in questo modello di responsabilità, che comunque continua a sussistere, lasciava, prima della riforma, sostanzialmente la maggioranza arbitra della tutela degli interessi della società di fronte ad illeciti degli amministratori, e ciò a svantaggio dei soci di minoranza, impotente di fronte agli abusi del gruppo di comando. Per questa ragione, una delle principali novità consiste, come vi ho accennato, nell'introduzione dell'articolo 2393 bis, che attribuisce alla minoranza la legittimazione attiva in ordine all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, assicurando in questo modo una tutela diretta e più incisiva dei soci di minoranza di fronte alle decisioni del gruppo di comando. La riforma quindi configura un nuovo scenario in relazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, in quanto è stata estesa a tutte le società per azioni l'azione sociale di responsabilità della minoranza, originariamente introdotta dall'articolo 129 del TUF per le sole società quotate, purché evidentemente si tratti di una minoranza sufficientemente significativa secondo i criteri posti dall'articolo 2393 bis, e cioè minoranza qualificata. È opportuno chiarire che questo tipo di azione, cioè l'azione di responsabilità da parte della minoranza, è sempre un'azione sociale di responsabilità e dunque ha, come diciamo noi giuristi, carattere surrogatorio, sicché sul piano processuale è un'azione che potrà essere esperita soltanto qualora venga dimostrata una inerzia dell'assemblea nel deliberare l'azione di responsabilità. L'azione di responsabilità sociale, sia dell'assemblea sia della minoranza, è volta alla reintegrazione del patrimonio sociale e non al risarcimento dei danni patiti dai singoli soci. Conseguentemente, ove la domanda di risarcimento venisse accolta, la società è tenuta a rimborsare ai soci di minoranza che hanno agito in giudizio tutte le spese da questo sostenute.
spese evidentemente che non siano state poste a carico degli amministratori soccombenti o che non sia possibile recuperare mediante l'escussione dei patrimoni degli stessi amministratori. Ai soci di minoranza, tuttavia, è attribuita la facoltà di rinunciare all'azione o di transigerla, con conseguente attribuzione alla società del relativo corrispettivo in quanto destinataria del danno. In altri termini, poiché, come vi ho accennato, l'azione di minoranza è un'azione surrogatoria, i vantaggi patrimoniali vanno in ogni caso, il ristoro patrimoniale va in ogni caso a beneficio della società e non certamente dei singoli soci.